Mister Ottavio Baladini, porto a capire che esce sconfitto dal confronto con l'Aprilia, ma il 4-1 non ci sta. No, alla fine abbiamo perso un po' la testa e loro giustamente per la squadra di valori ci ha puniti forse oltre misura. È stata una partita dove abbiamo incontrato una squadra che gioca molto bene a calcio, che crea tante superiorità numeriche, partendo dai difensori, dai braccetti che si aprono, vengono a giocare, portano palle e quindi si muovono molto bene. Noi abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, abbiamo giocato domenica e quindi, però io devo fare i complimenti ai ragazzi perché per 75 minuti fino a che non c'è stato il 2-1 la partita l'abbiamo anche retta abbastanza bene. Siamo andati sotto su un calcio piazzato dove c'è stata una respinta, poi mi dicono che c'era fallo, vabbè, ma questo può essere relativo. Poi abbiamo preso il rigore, il portiere è stato ammonito e c'è stato un gesto portiere nei nostri confronti, nel confronti del Cattabella, che se visto dalla terra magari poteva prendere un'altra ammonizione e magari si vedeva un'altra partita, però questo lascia un po' il tempo che trova. Io devo ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto, perché siamo una squadra giovanissima, abbiamo giocato con 8 under, quindi difesa giovanissima che si è comportata benissimo contro un attacco di valore. Ripeto, quello che mi dà fastidio è prendere 4 gol perché si perde la testa e si perde la cognizione. 2-1, la partita può finire anche 2-1 se la tieni aperta anche fino alla fine, non si sa mai quello che può succedere. Dopo 40 giorni dal tuo arrivo, 180 minuti di gioco, un primo bilancio, ha visto dei miglioramenti? Ma dalla partita di domenica scorsa di Pineto, grandissimi miglioramenti contro una signora squadra. La paura che avevamo purtroppo è venuta fuori, nel senso che il fatto che noi abbiamo giocato domenica non avendo una rosa ampissima, che poi ci sono ragazzi che vengono anche dal Covid e quindi non potendo ruotare tanti giocatori, abbiamo fatto ruotare qualche giocatore, si è vista tutta, ecco. Loro hanno, domenica non hanno giocato, quindi magari erano anche più freschi di noi, con qualità superiore alle nostre, e alla fine commentiamo una partita 4-1, forse un risultato troppo pesante per quello che si è visto in campo. Domenica non si gioca, c'è il rinvio della gara di ritorno con l'Agnonese, c'è il recupero mercoledì prossimo nella gara di andata, sempre con l'Agnonese. Diciamo che questo è uno dei campionati più falsati, purtroppo per il Covid, però dobbiamo fare necessità virtù e quindi se dobbiamo fare questo dobbiamo farci trovare pronti per giocare anche questa partita contro una squadra che ha cambiato tantissimo rispetto al girone d'andata, perché ha comprato tanti giocatori e quindi anche lì tutto da scoprire, perché non sappiamo in che modo giocheranno e come giocheranno.